Mi ricordai che una volta era venuto a trovarmi in redazione un cieco con una bacchetta nodosa ed un pezzo di fune che arrotolava intorno alla bacchetta, secondo un suo proprio cifrario. Egli poteva, dopo un periodo di giorni o di settimane, ripetere la frase che aveva ragomitolato. Aveva ridotto l'alfabeto ad undici suoni elementari e cercò anche di insegnarmi il suo metodo. Ma io non ero riuscito a capire. Mandai quella lettera a Dravo, disse Carnean, e gli dicevo di tornare perché il regno era diventato troppo grande per me, per averlo in pugno. E poi tornai nella prima vallata per vedere cosa combinavano i preti. Quel villaggio che noi avevamo preso con il capo si chiamava Bashkai e il primo villaggio che avevamo occupato si chiamava Ereb. I preti a Ereb se l'erano cavata benone, ma avevano una quantità di casi in pendenza a proposito delle terre che dovevano sottopormi e inoltre certi uomini di un altro villaggio di notte li bersagliavano di frecce. Allora uscii per dare un'occhiata a quel villaggio e gli sparai quattro colpi da mille metri. Quelle erano le cartucce che di solito sprecavo e poi aspettai Dravò che era assente da due o tre mesi, e mantenne il popolo tranquillo. Una mattina sentì fare il diavolo a quattro da tamburi e corni, ed Andravo venne giù dalla montagna con il suo esercito e una coda di centinaia di uomini, e quel che era più sorprendente con una gran corona d'oro in testa. Mio Dio, Carnean, disse Daniel, questo affare è grandissimo. E noi abbiamo tutto il paese nelle nostre mani, o almeno quella parte che ne vale la pena. Sono figlio di Alessandro e della regina Semiramide, e voi siete il mio fratello più giovane, e anche voi siete un dio. Questa è certo la cosa più grossa che ci sia capitato di trattare. Ho marciato e combattuto per sei settimane con l'esercito, ed ogni villaggio per un raggio di ottanta chilometri si è arreso con gioia. E in più ho la chiave di tutta la faccenda e, come vedrete, una corona anche per voi. Ne ho fatte fare due in un luogo che si chiama Shu, dove l'oro si trova nella roccia come il grasso nel maiale. L'ho visto con i miei occhi. E dalle balze ho fatto saltar fuori con il piede dei turchesi e ci sono granati nelle sabbie del fiume, ed ecco un pezzo d'ambra che un uomo mi portò. «Convocate tutti i sacerdoti e prendete la vostra corona!» Uno degli uomini aprì una borsa di crino nero ed io mi misi in capo la corona. Era troppo piccola e troppo pesante, ma io me la misi per la gloria. Era d'oro massiccio, era due chili e 270 grammi. Come il cerchio di un barile. «Picci», disse Dravò, «adesso non c'è più bisogno di combattere». Il mestiere è l'astuzia. Così datemi una mano. E spinse avanti quello stesso capo che avevo lasciato a Bashkai. Lo chiamammo dopo Billy Fish, perché era somigliantissimo a Billy Fish che guidava la grossa macchina della cisterna a match sul bolan ai vecchi tempi. Stringetegli la mano, disse Drabò. Ed io così feci. E quasi la lasciai cadere. Perché Billy Fish mi dette una stretta di mano massonica. Non dissi nulla, ma tentai alla maniera dei fratelli. Mi rispose benissimo, ma quando tentai la stretta di mano del maestro ci fu uno sbaglio. È un fratello, dissi A Dan. È stato iniziato. Certo, disse Dan, come tutti i preti. È un miracolo. I capi e i preti sanno organizzare una loggia quasi come lo sappiamo noi ed hanno inciso i segni sulle rocce, ma non conoscono che il terzo grado e perciò vengono per apprendere il resto. È la verità di Dio. Da molti anni sapevo che gli afghani conoscevano l'iniziazione dei fratelli, ma questo è un miracolo. Ed ora sono un Dio e un gran maestro dell'ordine ed aprirò una loggia di terzo grado e noi inizieremo i sacerdoti più importanti ed i capi dei villaggi. Ma questo è contro la legge, dissi. Non si può aprire una loggia senza un'autorizzazione superiore. E voi sapete che non abbiamo mai rivestito una carica in qualche loggia. Questo è un colpo maestro di politica, disse Drabò. Questo significherà governare il paese con la stessa facilità con cui una vettura a quattro ruote corre in discesa. Del resto, non possiamo perderci in chiacchiere inutili, altrimenti ce li vedremo rivoltar contro. 40 capi mi hanno seguito fin qui e dopo l'iniziazione saranno promossi secondo i loro meriti. Alloggiate questi uomini nei villaggi e vediamo di preparare l'inaugurazione di una loggia. Il tempo di Imbra farà benissimo da sala di riunione della loggia. Le donne devono fare i grembiuli come voi mostrerete loro. Stasera darò un'udienza ai capi e domani inaugureremo la loggia. Non riuscivo a rimettermi dal mio stupore, ma non ero tanto sciocco da non vedere che razza di aiuto ci poteva dare questo affare della massoneria. Mostrai perciò alle famiglie dei sacerdoti come fare i grembiuli dei gradi ma per il grembiule di Dravò ebbi cura che il bordo azzurro e i simboli fossero fatti di pezzi di turchese su pelle bianca, invece che su panno. Prendemmo una grossa pietra quadrata, che era nel tempio, e la destinai ad essere il seggio del maestro, ed altre pietre più piccole per gli altri funzionari, e feci dipingere il pavimento nero di quadrati bianchi per fare in modo che le cose riuscissero regolari. Al ricevimento che demo quella notte sul fianco della collina, con grandi fuochi d'allegrezza, Dravò dichiarò che lui ed io eravamo dei, figli di Alessandro ed antichi grandi maestri dell'ordine, e che eravamo venuti nel Kafiristan per farne un paese dove ogni uomo potesse mangiare in pace e bere, nella tranquillità, purché tutti ci obbedissero ciecamente. Poi i capi vennero in giro per stringerci le mani ed essi erano così capelluti, bianchi e belli che pareva di stringere la mano a vecchi amici. demmo loro dei nomi, a seconda delle persone cui somigliavano, di quelle che avevamo conosciuto in India. Billy Fish, Holly Dilworth, Picky Kergan, che era il padrone del bazar quando ero a Mou e così via. Ma il miracolo più sorprendente avvenne la sera dopo all'inaugurazione della loggia. Uno dei vecchi preti ci stava osservando di continuo, il che mi faceva sentire a disagio, poiché sapevo bene che dovevamo falsare il rituale e ignoravo che cosa gli uomini ne sapessero. Il vecchio prete era uno straniero venuto da oltre il villaggio di Bashkai. Nello stesso istante in cui Dravò si metteva il grembiule di maestro che le ragazze avevano fatto per lui, il prete emise un urlo e un lamento, e cercò di rovesciare la pietra sulla quale Dravò era seduto. Ci siamo, disse. Questo capita a volersi mischiare dell'ordine senza autorizzazione. Dravò invece non batte ciglio, nemmeno quando dieci preti unirono i loro sforzi, e rovesciarono il seggio del Gran Maestro, vale a dire la pietra di Imbra. Il prete cominciò a strofinarne la mano per liberarla dalla terra nera e poi mostrò agli altri preti il segno del Gran Maestro che vi era inciso, lo stesso che Dravò aveva sul grembiule. Neanche i preti del tempio di Imbra sapevano che vi fosse lì. Il vecchio cadde ai piedi di Dravò e li baciò. Seguita la fortuna, disse Dravo a me, da una parte all'altra della loggia. Dicono che questo è uno dei segni perduti senza che nessuno potesse capire il perché. Ora siamo più sicuri. Poi batté a terra il calcio del suo fucile per ottenere il silenzio, e disse: in virtù dell'autorità conferitami dal mio braccio destro e dall'aiuto di Picci, mi dichiaro Gran Maestro di tutta la frammassoneria del Kafiristan. In questa loggia madre del Paese, e re del Kafiristan insieme con Picci. Dopodiché, si pose in testa la corona ed io mi misi la mia. Io fungevo da governatore anziano e da primo la loggia nel modo più solenne. Fu davvero un miracolo sorprendente. I sacerdoti passarono attraverso i due primi gradi come se nulla fosse, come se tornasse loro la memoria. Dopodiché Pici e Drago innalzarono di un altro grado quelli che ne erano degni, i sacerdoti più importanti e i capi dei più lontani villaggi. Billy Fish fu il primo e posso dirvi che lo spaventammo veramente. Questo non faceva parte del rituale, ma ci serviva nei nostri riguardi. Non ne promuovemmo più di dieci degli uomini più grossi. Perché non volevamo rendere il grado troppo comune. E tutti strepitavano perché volevano essere iniziati. Fra sei mesi, disse Dravò, faremo un'altra comunicazione e vedremo come avrete operato. Poi chiese notizie dei loro villaggi e seppe che stavano sempre combattendo l'uno contro l'altro ed erano depressi e stanchi di farlo. Quando questo non avveniva, allora combattevano contro i Maomettani. Voi potete combattere contro di questi quando vengono nel nostro paese, disse Dravò. Designate un uomo su dieci delle vostre tribù per una guardia di frontiera e mandatene duecento alla volta in questa vallata perché siano istruiti. Da oggi nessuno sarà più fucilato o ucciso con una lancia purché si comporti come si deve. Ed io so. Che non mi ingannerete, perché siete un popolo bianco, figli di Alessandro, e non dei volgari maomettani dalla pelle nera. Voi siete il mio popolo per Dio. Sbotto alla fine in inglese e che sia dannato se non riuscirò a far di voi una bella nazione o creperò nel farvi così. Non posso dirvi tutto quel che facemmo nei sei mesi che seguirono perché Dravò faceva tante cose che non capivo, essendo egli riuscito ad imparare la loro lingua in un modo in cui io non ce la facevo. La mia opera consisteva nel sorvegliare i lavori agricoli e di tanto in tanto nel visitare con una scorta dell'esercito gli altri villaggi, per vedere che cosa stessero facendo, e nell'insegnare agli indigeni a gettare dei ponti di corda attraverso i burroni che tagliavano l'orrido paese. Dravò era molto buono con me, ma quando passeggiava su e giù per la pineta, tirandosi con le due mani la barba rossa, sapevo che stava architettando nuovi piani sui quali non mi era permesso dirgli il mio parere e così stavo aspettando gli ordini. Però, davanti al popolo, Dravò non mi mancò mai di rispetto. Gli indigeni avevano paura di me e dell'esercito. Ma amavano Dan. Egli era il migliore amico dei preti e dei capi, e non appena qualcuno veniva dalle montagne per rivolgergli una lamentela, Dravollo ascoltava cortesemente e riuniva quattro sacerdoti per decidere insieme che cosa si doveva fare. Egli soleva convocare Billy Fish da Bashkai e Picky Kergan da Shu ed un vecchio capo che chiamavano Cafuzelum. Appellativo che era abbastanza simile al suo vero nome, e tenevano delle riunioni quando c'era qualche azione di guerra da condurre contro i piccoli villaggi. Era questo il suo consiglio di guerra, mentre i quattro sacerdoti di Beshkai, Shu, Kawak e Madora costituivano il suo consiglio privato. Furono tutti loro riuniti che mi mandarono con 40 uomini e 20 fucili e 60 uomini carichi di turchesi. Nel paese di Gorband a comprare quei fucili martini fatti a mano che escono dall'officina della Mir a Kabul, da uno di quei reggimenti erati della Mir, che per i turchesi sarebbero pronti a vendere anche i denti nelle loro bocche. Stetti un mese a Gorband ed unsi ben bene il governatore per tenermelo buono. Corruppi il colonnello del reggimento. E fra questi due e le tribù riuscimmo ad ottenere un centinaio di martini fatti a mano, un centinaio di buoni gesail coat che tiravano a 600 metri e 40 uomini carichi di cattive munizioni per i fucili. Tornai indietro con quel che avevo avuto e distribuii le armi fra gli uomini che i capi mi mandavano perché li istruissi. Dravo era troppo indaffarato per occuparsi di queste cose, ma gli anziani dell'esercito. Mi aiutarono e così mettemmo insieme 500 uomini che potevano manovrare e 200 che sapevano maneggiare bene le armi. Anche quei cavatappi, quei fucili fatti a mano erano un miracolo per loro. Dravò parlava sempre di polveriere e di fabbriche, mentre passeggiava su e giù per il bosco di pini quando stava per venire l'inverno. Non voglio soltanto fare di essi una nazione, diceva, voglio fare un impero. Questi uomini non sono dei negri, questi sono inglesi. Guardate i loro occhi, guardate le loro bocche, guardate che portamento. Stanno seduti su delle sedie nelle loro case. Sono certo le tribù perdute, o qualcosa di simile, e sono maturi per diventare inglesi. Farò un censimento in primavera, se i preti non si spaventeranno. Ci devono essere almeno due milioni di abitanti in queste montagne. I villaggi sono pieni di bambini. Due milioni di abitanti. 250.000 combattenti. E tutti inglesi. Hanno soltanto bisogno di fucili e di un po' di istruzione militare. 250.000 uomini pronti a prendere la Russia sul fianco destro quando essa cercasse di attaccare l'India. Amico mio, diceva, masticandosi la barba in grossi ciuffi, diventeremo imperatori, imperatori della terra. Il Rajabruk sarà un po' pante al nostro confronto. Tratterò con il viceré da pari a pari, gli chiederò di mandarmi dieci inglesi, dieci di quelli che so io, che ci aiutino a governare. C'è Macray, il sergente in pensione a Segoli. A lui devo più di un buon pranzo e a sua moglie un paio di calzoni. C'è Donkin, il custode della prigione di Tungo. Ce ne sono centinaia sui quali potrei stendere la mano se fossi in India. Il vicere farebbe questo per me. A primavera manderò uno a cercare questi uomini e scriverò per ottenere una dispensa dalla gran loggia per ciò che ho fatto come gran maestro. Questo... E tutti gli sniders che verranno scartati quando si armeranno le truppe indigene dell'India con martini. Saranno fucili usati, ma andranno benissimo per combattere su queste montagne. 12 inglesi, 100.000 sniders fatti passare a pochi alla volta attraverso il paese della Mir. Sarei ben lieto che ne passassero 20.000 all'anno e noi avremmo un impero. Quando tutto sarà in buon ordine, prenderò la corona. Questa corona che ora porto e l'offrirò alla regina vittoria in ginocchio ed essa dirà: Alzatevi, ser Daniel Dravò. Oh, è grande, è grande, vi dico, ma c'è tanto da fare in ogni posto, Bashkai, Kawak, Shu e in ogni altro luogo. Cosa vorreste dire? Io chiesi: Non ci sono più uomini che verranno per essere istruiti quest'autunno. Guardate quelle grosse nuvole nere. Ci portano la neve. Non è questo che intendo, disse Daniel, appoggiandomi forte la mano sulla spalla, e non desidero pronunziar parola contro di voi, perché nessun altro uomo vivente mi avrebbe seguito e avrebbe fatto per me quanto voi avete fatto. Siete un comandante in capo di primordine, ed il popolo lo sa. Ma è un paese troppo vasto, e non saprei come voi potreste aiutarmi, Picci nel modo in cui mi occorre essere aiutato.